Come si legge dalla didascalia, mi trovo al Pescale e sono alla partenza del sentiero 564 del CAI. La staccionata è stata ripristinata, risistemata dalla provincia di Modena, la quale è il gestore del parco fluviale del fiume Secchia, su segnalazione della nuova Prodoco di Prignano, che ha pensato a rinvigorire anche la segnaletica del sentiero stesso. Il sentiero parte dal Lago Romeo, nel quale c'è un famoso ristorante che si trova all'interno di una casa colonica di 300-400 anni fa. La casa è affiancata da un oratorio, l'oratorio di Sant'Antonio Abate, sulla quale architrave dell'ingresso della porta c'è una data che è 1742. Dalle cronache risulta che i proprietari di questo oratorio fossero prima la famiglia Baschieri, poi quella Sghedoni. Il sentiero porta fin qua, qua è di passaggio, insomma il passaggio porta qua, e questo qui è il famoso sito archeologico del Neolitico, dove qua è dove l'archeologo Ferdinando Malavolti rinvenne nel 1947 fino al 52 un villaggio di quell'epoca appunto neolitica, ed è per un'ampiezza di 2600 metri quadrati. La capanna più ampia che scavò fu di 40 metri quadrati ampia, leggermente infossata nel terreno. Si capì che aveva le pareti lignee e intonacate d'argilla. Rinvenne poi varie tombe, rinvenne cocci di vasi, punte di frecce e ossa umane. Questo qua è la parte terminale del sentiero. Malavolti trovò materiale preistorico, dell'età del bronzo, dell'età del ferro e anche in epoca romana. Di quest'ultima però ne trovo tracce poco distante da qua, in località Le Piane, dove rinvenne un muro romano e pavimenti di ville, sempre romane. Qua invece mi trovo nella parte bassa del fiume Pescarolo. Vi volevo solo far vedere questo canyon, che non è praticabile al 100%, è una deviazione rispetto al sentiero. E anche qui l'archeologo Malavolti rinvenne vari elementi che ora sono esposti al Museo di Modena.